tuo parabola. Che c'è? E io ti dirò un segreto. Tanto a proposito di questa cosa, quanto tu mai immaginare potresti. Ma guarda che te lo dico poi. Ma non mi lasci avere io cosa che io parlavo. Se ne parlerà già mai. E vedi, Ruffo, tu mi rovineresti. No, toglieresti te l'utile che trarrai di questa frase. Non temere, di su. Sappi che l'Iddio, mio patrone, è ermafrodito. E che importa questo merda fiorito? No, ermafrodito, dico io. Diavolo, tu sei grosso? Beh, che vuol dire? Ma tu non lo sai, perciò il dimando. Ermafroditi sono coloro che hanno l'uno e l'altro sesso. E l'Iddio è uno di quelli? Sì, dica. È il sesso della donna e la radice del po'. Messersi. Ti giuro le guagliere che mi è sempre parso che l'Iddio tuo abbia nella voce anche nei modi un poco del femminile. È per questo, sappi, che questa volta userà con fulmia solo il sesso femminile. Perciò che, avendo lei la domandata in forma di donna, e donna trovandolo, darà tanta fede allo spirito che la ti adorerà. Questa è una delle più belle trame che io sentissi mai. E te so dire che i denari verranno, a stai. Non mi consoli. No, consolate con me con quel barba fiorito. Piacemi che tu non sappia nominare, perché volendo non saprei niente. Fatene a video. Vestitevi. Io me ne vuo a Fulvia. Io la dirò che avrà. Lo attento suo. Ma dunque? Io sarò la serva. Ben sai. Siate in ordine, quando a voi tornerò. E inoltrato. Sin qui la cosa va in modo. Lì cieli non me l'avrebbero potuto ordinare meglio. Io mostrerò lo spirito aver fatto tutto e che le bisogna